dare una struttura a questa di Aqualux, che ha guadagnato tanti premi, certificazioni, ma che soprattutto risponde a una filosofia di un certo tipo, e anche nel suo cuore energetico ovviamente va in questa direzione, con l'utilizzo dell'energia dell'acqua di falda e anche in supporto delle macchine che rispondono a determinati requisiti. Vuoi parlarci di questa struttura e anche di questa filosofia, che riguarda non solo la struttura ma anche poi coloro che vengono, no? Gli utenti. Gli utenti. Allora, Aqualux apre nel giugno del 2012, dopo circa 4 anni di cantiere. Siamo quindi nel quinto anno di attività. Sono stati 4 anni molto interessanti, in quanto Aqualux segue questa certificazione in maniera, non dico capillare, però quasi perfetta, proprio perché cerchiamo di applicare tutti i precetti della certificazione in tutti i nostri ambiti. Quindi vi è un'attenzione particolare alla risparmio energetico, risparmio anche del metano piuttosto che di altri combustibili e fonti, e poi abbiamo anche una particolare attenzione verso la raccolta differenziata, che avviene non solo nei back office ma soprattutto nelle camere che vengono utilizzate dagli utenti. La possibilità di utilizzo del grandissimo impianto che utilizza l'acqua di falda è fondamentale, non sia per il riscaldamento che per la refrigerazione. Al momento non abbiamo mai avuto nessun problema o lamentela particolare da parte della clientela, anzi devo dire che ci sono anche degli elogi verso questa, diciamo, questo microclima che si vive all'interno. C'è un comfort percepito, dicendo, entrando da fuori, fa particolarmente freddo oggi fuori, però c'è proprio questo comfort percepito. Assolutamente, sono quasi certa che la scelta verso la nostra struttura piuttosto che altre della zona è orientata anche verso questa tendenza sostenibile. Comunque è anche una struttura che offre diversi servizi, abbiamo molte piscine, sono 8 piscine di diverse dimensioni con temperature anche dell'acqua interessanti. Michele, un hotel classificato Clima Hotel, quindi molto attento nel suo progetto, la sua struttura, la sua filosofia all'ambiente. Qui siamo in un cuore energetico di supporto. Vogliamo spiegare questi impianti che sentiamo ronzare in questo modo? Abbiamo assunto molto volentieri questo incarico con questo obiettivo principale di realizzare e progettare una struttura sostenibile con dei criteri di efficienza energetica e quindi anche economica molto spinti e molto validi, secondo me, per quanto riguarda poi il risultato finale che è stato raggiunto. La scelta di queste due macchine e la loro funzione rispetto a questa grande struttura? Le caldaie a condensazione in questo caso qui sono parte integrante del sistema di produzione, sono ausiliare al cuore vero e proprio dell'impianto, che è un impianto pompa di calore che utilizza l'acqua geotermica come fonte di calore, che serve per produrre sia acqua calda, quindi energia termica in regime invernale, sia acqua refrigerata in regime estivo. Le caldaie assolvono un duplice compito, quindi a produrre acqua calda per i servizi ad alta temperatura, nella fattispecie la produzione di acqua calda sanitaria, però contestualmente anche assolvono al compito di diciamo elementi di backup, quindi di emergenza, nel caso in cui un sistema d'acqua di falda, che era comunque limitato anche dalla portata che possiamo utilizzare nell'arco dell'anno, possano appunto superire al fuori servizio di queste macchine a pompa di calore. Queste caldaie Fisman sono state posizionate proprio all'inaugurazione, diciamo così, del fabbricato, no? Spesso siamo abituati a intervenire in situazioni di riaggiornamento o rigenerazione. Allora la domanda riguarda proprio questo: quanto c'è di possibile aggiornamento anche in macchine di questo genere, in un impianto di questo genere?
Diciamo che le macchine sono un componente essenziale di un concetto energetico più elevato. Al progettista spetta il compito di sviluppare un concetto energetico corretto. Certo. E poi alle aziende viene demandato il compito di fornire dei componenti che siano tecnologicamente all'avanguardia e che riescono a inserirsi e diciamo colloquiare con tutto il sistema o con tutta l'architettura impiantistica che il progettista ha messo in piedi. Un impianto di questo genere, non c'è ovviamente uno storico e non c'è un confronto rispetto a una preesistenza, però si ipotizza che possa far risparmiare circa il 50% di fonti primarie. Ci sono dei dati statistici anche di strutture analoghe nelle immediate vicinanze, ma anche diciamo con dati climati analoghi che possono fungere da riferimento. I valori che in questo caso, in questa struttura in particolare, sono, diciamo, si sono dimostrati prima sulla carta e poi diciamo in esercizio hanno confermato quest'ordine di grandezza di un risparmio del 50% rispetto a strutture di dimensioni analoghe nella stessa zona ubicata qui al lago di Garda, e di questo devo dire che andiamo particolarmente fieri. Rispetto all'ambiente, ma anche costi minori di esercizio ovviamente. Sì, naturalmente per una volta tanto questi obiettivi sono, diciamo, vanno in parallelo. Naturalmente una maggiore attenzione all'ambiente si traduce parallelamente anche in un vantaggio economico che per un'attività comunque economica ha il suo peso e il suo vantaggio.